Allora, buongiorno agli amici di Ciao Como, eccoci anche oggi a scuola praticamente, abbiamo fatto un po' il tour in tutte le classi della nostra città, una delle più grosse, che tra l'altro nei giorni scorsi è al centro anche dell'attenzione per quanto riguarda un caso di un ragazzo positivo, è il Giovio, dove ci troviamo in questo momento? Sotto la pioggia, cari amici, siamo proprio nel cortile interno. C'è il preside qua con noi, buongiorno, eccoci qua, buongiorno preside, Buongiorno. grazie. Nicola D'Antonio che è con noi, vediamo i ragazzi che stanno arrivando No, sotto questi la due pioggia. non sono Non sono disciplinati, disciplinati? eccoli. Ah no, è vero. Mascherine. Mascherine, mascherine, esatto, ecco, perfetto, mascherine. Senta, intanto grazie della cortesia. Giovio, Buongiorno. dicevamo che è uno degli istituti Dei più più grossi grossi della della città, sì. città. Quanti ne avete di ragazzi? Allora, siamo adesso, diciamo, a Ecco, adesso qui 1602, sono disciplinati sì, con le sono mascherine, disciplinati, esatto. 1602, 1600, 1600. 1602, 1602. E, i giorni scorsi, vabbè, questo Sì, caso, ecco, sì, ci sì. vogliamo Allora, fare il guardi, il punto. caso è molto semplice. Tra l'altro ci ha dato l'idea di che cosa vuol dire l'emergenza che noi stiamo affrontando. Allora, un ragazzo che è risultato aver frequentato un gruppo di altri ragazzi non necessariamente frequentanti una scuola, nelle settimane precedenti all'inizio dell'anno scolastico, è risultato positivo perché gli altri ragazzi di questo gruppo erano stati sottoposti a verifica da parte dell'ATS. Lo studente di prima ha frequentato il primo giorno e di fatto già dal terzo giorno di scuola non è più venuto. No. E a quel punto l'ATS ha fatto scattare il protocollo mettendo in quarantena tutti i compagni di Quindi la classe. classe di fatto è in quarantena E in questo presso momento sta facendo la didattica a distanza, didattica a ecco, distanza, che eravamo già comunque voi pronti. fate già, Ce la perché facciamo vediamo perché? che alcuni ragazzi sono in presenza e Certo. stanno arrivando Allora, noi adesso. abbiamo in presenza il 70% dei ragazzi, 70%, ok. 70%, fin dal primo giorno di scuola. E scusi, tolgo gli occhiali Sì, perché perché con la la pioggia e la mascherina mascherina è un problema, è un problema. si preoccupi. E allora il 70 fin dal primo giorno di scuola perché come vede già nel cortile ci sono 7 ingressi Ecco, possibili. vedo che infatti alcuni Sì, entrano di là, entrano alcuni nei, salgono dalla cioè gli scala, ingressi, alcuni vanno dall'altra parte, dall'altra insomma, parte, quindi ecco. sono 7 ingressi, 7-8 ingressi, poi c'è l'ingresso principale Ok. e quindi vanno nei corridoi senza assembrarsi. Quindi loro sanno già dove devono Già sanno dove andare, entrare. c'è la pianta su ogni Ecco, ingresso possiamo farla vedere che qua, è vediamo, numerato. questo è l'ingresso, un altro ingresso, sì, Sette. perfetto, l'ingresso 7, E poi lì esattamente. l'ingresso 6, che è questo Ok, qui, con la esatto. mappa, e ognuno sa. Diciamo, nei Perfetto. corridoi abbiamo fatto in modo che non ci siano tutte le classi presenti. Ok. Allora, quindi circa il 70%, poi vedremo se si potranno aumentare Ecco, prossimamente. l'intenzione è quella di riuscire ad arrivare a pieno organico, Allora, preside. l'intenzione è quella di riuscire al pieno organico. Siamo, tra l'altro, ci stiamo confrontando con l'azienda dei trasporti perché abbiamo già segnalato alcune criticità che, devo dire la verità, loro si sono resi disponibili a risolvere, soprattutto per i ragazzi che arrivano Ecco, intanto le dall'altro lato. vediamo ancora ragazzi che stanno arrivando in Sì. questo momento qui al liceo Giovio. E quindi potremmo, però vediamo. Comunque, al momento le classi prime sono sempre Le presenti, prime a ci sono. parte quella che è in quarantena. Esatto. Si alternano le seconde, le terze, le quarte e le quinte. Questa settimana sono in presenza le prime, le terze e le quarte. Prime, terze e quarte, Qua. esatto. Quindi c'è Seconde. una media settimanale di 950 studenti. Che è un numero, insomma, Beh, elevato, è un numero già elevato, preside, però per gli perché. spazi, allora, come vede, il cortile è. Ecco. Allora, Chiaramente in una diciamo, giornata con la sì, pioggia complica un quando po' non c'è tutto. la pioggia sono più ordinati e non si ammassano ai diversi. Concediamo 10 minuti prima l'ingresso in classe dove Ecco, lei sono ieri mi distanziati. diceva, ieri preside, che è Sì, dovuto intervenire anche con alcuni ragazzi, suoi studenti, sì, all'esterno, no? Perché poi, sì, sì. come nostra amica scrive, bisogna essere scrupolosi con tutto. Ecco, Allora, noi voi le cerchiamo di. mascherine le fate. Assolutamente, sempre, a meno che in classe, se c'è il distanziamento, questo lo prevedono già le norme del Comitato Tecnico Scientifico e anche dell'ATS, a meno che non ci sia più di 1 metro di distanza dal docente, anzi 2 metri di distanza dal 2 docente, metri di distanza. il docente deve essere a 2 metri di distanza dai primi ragazzi,
Immagino suona la campanella, sì, intanto sentiamo, 8. Suona la campanella delle 8, quindi siamo okay, puntuali. Avete... E non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno, sono entrati, come vedete, praticamente tutti qui al Giovio. E quindi se c'è la distanza di un metro tra due ragazzi e di due metri dall'insegnante, la mascherina potrebbe essere tolta. Noi abbiamo, col nostro medico competente, invece introdotto una regola più rigida, cioè a meno che non sia proprio indispensabile toglierla. Ecco, infatti c'è la nostra amica che ci dice perché portare le mascherine in classe? Perché il metro di distanza tra gli studenti, che ci consente di farli venire in classe, in realtà è mobile, cioè i ragazzi si spostano coi banchi e con le sedie perché non sono proprio perfettamente allineati. Allora, nel dubbio, però... Ci tengo a precisare che gli ultimi 5 minuti di lezione sono dedicati ad areggiare l'aula e a consentire ai ragazzi di essere un po' più rilassati, diciamo. Ok. Beh, per il momento devo dire che i ragazzi sono molto ligi alla regola, anche perché purtroppo viene a mancare quella che è la cosa più bella, cioè, oddio, la cosa più bella di venire a scuola è apprendere e formarsi. Oggettivamente sì, ecco. Però siamo stati tutti studenti, no, si arriva da una... l'intervallo, tutto questo purtroppo manca. Ecco, anche nell'intervallo i ragazzi rimangono in aula. Non si fa l'intervallo. No, non si c'è fa... questo intervallo agli ultimi 5 minuti. Intervallo per cambiare per arieggiare... Perché i ragazzi possano anche, volendo, mangiare qualcosa. Che tra l'altro si devono portare da casa, perché qui so che c'è anche il bar, ma è chiuso, no, vero? Il bar per i ragazzi. Per i ragazzi è chiuso, esatto, sì. Proprio per evitare assembramenti. E non so quante settimane dovremo andare avanti in questo modo, perché l'emergenza formalmente finirà a metà ottobre. Però speriamo, i dati ci dicono, non so, per il momento i ragazzi li ho visti più vogliosi di tornare che non preoccupati delle regole che sono state. La nostra amica ci dice che però i ragazzi alcuni casi fanno fatica a tenerla sta mascherina. Fanno fatica, sì, perché la concentrazione, la mascherina, sì. Cioè effettivamente preside non è facile. C'è il nostro amico invece che ci parla della C62 bus pieno e figlio che deve aspettare, questo è un altro problema. Abbiamo parlato anche con ASF proprio la scorsa settimana. Il vero problema è quello, perché avete avuto dei ritardi per caso? No, visto che voi siete davvero quindi devo dire tutto che sommato il sistema dei trasporti sta funzionando ora. O sta funzionando perché molti genitori si sono accordati e portano i figli in auto. Famoso carpooling. Carpooling degli studenti. O molti ragazzi vengono in bici e in moto. Non vedo grandi Allora, tenga presente che comunque 950 studenti che entrano non sono pochi. Questo è un ritardatario, ma possono entrare fino alle 8:10. Sì, no, beh, ma il problema è anche magari legato ai trasporti. Ci manca un braccio rotto. Esatto, infatti, quindi va bene. Cosa ti è successo? Un incidente. Va bene. Non sappiamo. Il sistema dei trasporti sta funzionando. Ritardi di ragazzi non ne abbiamo, onestamente, per i motivi che forse sono quelli che dicevamo prima. Di affollamenti sui bus i ragazzi non mi parlano, certo. L'impressione noi registriamo che in questo caso il nostro ascoltatore, ci mancherebbe altro, che dice che appunto sul C62 questa criticità, cioè, però lo svolgo. Allora, chiariamo una cosa: il sistema dei trasporti è critico da anni. Cioè, quando all'azienda trasporti ci dicono noi potremmo portare il 100% dei vostri studenti, dicono una cosa vera, ma nascondono l'altra. Cioè, normalmente i trasporti trasportano il 200% degli studenti, perché se le vede al mattino in alcune circostanze è stata veramente... per alcune linee il problema dell'affollamento c'è sempre stato e dei ritardi. Allora, al momento saranno di meno in tutta la città, saranno di meno quelli del Giovio, saranno stati più attenti quelli dell'azienda a regolare e organizzare i trasporti, abbiamo meno problemi, però ci sono anche meno studenti. Certo, oggettivamente sì. Bene, allora, abbiamo fatto un po' il punto della situazione con il preside del Giovio, quest'oggi qua sotto la pioggia, adesso magari entriamo dentro, preside, così gli facciamo vedere anche un po', ormai tutti sono tornati in aula, sono già entrati in aula, è la prima campanella, quella delle 8, eccoci allora, qua. Questa è un'aula? È un'aula, preside.
Okay. I segni rossi determinano la distanza di un metro tra uno studente e l'altro. Questa classe in questa settimana. Ah, ecco, qui sono. In, questa classe invece è a casa questa settimana. La quinta è che fa. Allora, vedi, sono i 2 metri dall'insegnante. Ok, aspetta che mi metto qua. Ok, perfetto. Sì, beh, in effetti siamo. Esatto. Quindi, se lo studente deve andare per qualche motivo alla LIM, il docente si sposta e a 2 metri, se deve farlo parlare, può togliere lo studente la mascherina. Ok, perfetto, perfetto. Va bene, no, intanto grazie della cortesia, così abbiamo fatto il punto della situazione anche con il Giovio, perché ci sembrava doveroso, visto che è una delle scuole più grandi e affollate, e quindi, come abbiamo visto, con problemi, problematiche. Insomma, preside, e qui chiudiamo, un lento ritorno alla normalità, si cerca davvero di ritornare anche nel mondo della scuola. Sì. Allora, diciamo che questa è la seconda settimana di scuola, se noi mettiamo tra parentesi il caso molto particolare, ma che ci dà l'idea di cosa tra l'altro avere. Poi il ragazzo sta bene, ecco. Il ragazzo sta bene, è asintomatico, esatto, cioè, questo è molto importante rassicurare, così il ragazzo sta bene, è asintomatico. I compagni per tornare dovranno fare il tampone? I compagni ovviamente questa settimana faranno il tampone. Nulla fa prevedere che sia positivo, proprio perché non c'entrano assolutamente nulla. Perfetto. Allora, è la seconda settimana, siamo tesi, siamo preoccupati, però abbiamo cominciato e i ragazzi li vedo anche, diciamo, convinti del rientro, sono... non dico contenti, perché forse direi qualcosa di esagerato. Però sì, essere rientrati li ha motivati, okay. Sono contenti. Dico solo una cosa ai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, molti ovviamente stanno parlando anche di trasporti, quindi saluto Sabrina, Ruggero, gli altri nostri amici, anche Gilberto. Ovviamente, ecco, per quanto riguarda i trasporti, giustamente il preside non ha competenze, ci rivolgeremo a ASF. No, noi abbiamo segnalato però tutti i casi dei genitori. Quindi segnali anche la C62 dicono. Okay. E poi la Val d'Intelvi, qualcuno mi dice, ma lei lo sapeva già. No, quello lo sapevamo già. Esatto, perfetto. Quello lo sapevamo già e stiamo interloquendo. Siccome delle modifiche agli orari dovranno essere fatte, ci auguriamo perfetto. Che vengano accolte. Preside, grazie di averci invitato qui al Giovio e buona scuola. Grazie. Grazie, buongiorno. Buongiorno.